della cinematografia ci hanno presentato molti esempi in cui le intelligenze artificiali si sono dimostrate essere pericolose a un certo punto per gli esseri umani. Ad esempio nel film 2001 Odissea nello spazio abbiamo che l'intelligenza artificiale HAL a un certo punto prende il comando dell'astronave e diventa una minaccia per gli esseri umani. È questo veramente un pericolo? In realtà ci sono dei timori, che sono confermati anche da importanti esponenti del mondo sia della ricerca sia dell'imprenditoria. Per citarne alcuni, Stephen Hawking, Elon Musk, Bill Gates. Questi grandi esperti hanno recentemente firmato un appello in cui, oltre a sottolineare i grandi benefici che l'intelligenza artificiale potrebbe portare per l'umanità, risolvendo tantissimi problemi che sono attualmente presenti, hanno però lanciato un monito. Il monito dice che bisogna stare attenti a fare in modo che l'intelligenza artificiale non prenda il controllo. Occorre quindi sviluppare e dotarsi di una serie di norme etiche che impediscano lo sviluppo di un'intelligenza artificiale che possa diventare pericolosa per l'uomo. Entriamo adesso più nel dettaglio di che cosa intendiamo per intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale è un insieme di codici software che permettono a una macchina di prendere delle decisioni in modo autonomo. Distinguiamo due principali categorie di intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale narrow o weak, che si occupa di risolvere problemi specifici. Ad esempio, risolvere il problema di giocare una partita di scacchi, una partita di Go, tradurre un testo o anche quello di guidare un'automobile. Questi sono task molto precisi, ben formalizzati, in cui le tecniche attualmente disponibili sono già molto sviluppate e permettono di ottenere risultati con performance comparabili a quelle degli esseri umani o anche superiori ad esse. D'altra parte invece abbiamo l'intelligenza artificiale che viene chiamata general o strong. Questa è un'intelligenza artificiale che richiede di sviluppare capacità ben più complesse, come sviluppare un pensiero astratto, creatività, inventiva. Questo tipo di intelligenza artificiale potrebbe portare a quella che viene chiamata la superintelligenza artificiale, ovvero un'intelligenza artificiale che superi quella degli esseri umani. E superando quella degli esseri umani, il timore è che possa essere in grado di manipolarne il loro comportamento. Dobbiamo quindi veramente preoccuparci dell'intelligenza artificiale? Tutto dipenderà da quanto gli uomini decideranno di demandare decisioni importanti alle macchine. Ovviamente le macchine sono in grado di prendere decisioni molto accurate, ma ovviamente gli uomini dovranno sempre vigilare sul loro comportamento. In sintesi, io ritengo che non dovremo tanto preoccuparci dell'intelligenza artificiale quanto preoccuparci della mancanza di intelligenza naturale.